Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, quindi nel mio canale. Il video di oggi è un video coloratissimo, è un video make-up ovviamente di questo make-up. Volevo fare questo make-up perché ora vi spiego, è un make-up ispirato a un film. Volevo fare questo make-up perché devo dire che oltre ai colori, perché comunque mi piacciono questi colori, il giallo e il blu, devo dire che mi è piaciuto anche tantissimo il film. Divertentissimo, bellissimo, i personaggi sono veramente stupendi, proprio da morire da ridere. E il film in questione è Minions. Se non siete andate a guardarlo, se non siete andati a guardarlo, ok, andate a guardarlo subito perché c'è da divertirsi. Quindi come non fare a realizzare un make-up ispirandomi a loro? Spero che il make-up vi piaccia, spolliciate, seguitemi nei vari social e se lo ricreate o altro fatemi sapere su Facebook qui. E niente, vi mando un bacio e vi lascio al tutorial. Ciao! Iniziamo il tutorial utilizzando questo ombretto in crema azzurro e lo andiamo a prelevare con questo pennello angolato per eyeliner e andiamo appunto a stendere una riga nella piega della palpebra, nel senso che andremo appunto a seguire la riga dell'occhio, quindi della palpebra. E poi con lo stesso pennello vado a sfumare un po' il prodotto, quindi a portarlo verso l'arcata sopraccigliare. Successivamente vado ad utilizzare questa matita per occhi morbida blu dell'Avon, blu scuro. E vado a stenderla quindi ulteriormente sopra questa linea per appunto scurirla, perché diciamo la linea precedente era una riga diciamo guida. Andiamo a sfumare anche questa matita sempre verso su. E andremo quindi appunto a fare il metodo, diciamo, del cut crease. Poi andiamo a prendere questo ombretto blu shimmer, blu metallizzato, della Makeup Revolution, bellissimo. E sempre con lo stesso pennello angolato andiamo a stenderlo sopra la matita, in modo da appunto da tenere fermo la matita, tenere ferma la matita. E appunto a illuminare la nostra piega. Poi andiamo a sfumare il tutto in modo da non avere appunto una riga netta. Quindi andiamo a portare anche l'ombretto verso l'alto, sfumandolo con questo pennellone morbido da sfumatura.
Poi vado a prendere un altro pennello da sfumatura un po' più duretto e vado a prendere un pochettino di ombretto blu e lo vado quindi ad amalgamare con la matita e a sfumarlo per bene, portandolo appunto verso su, verso l'arcata. E sfumo di nuovo. Vado ad utilizzare poi questo fondotinta in crema fluido chiaro per creare la mia base sulla palpebra mobile. Quindi lo vado a stendere con un pennellone piatto, cercando di essere più precisa possibile. Quindi lo vado a stendere sulla palpebra mobile, cercando di non appunto andare a levare la riga, quindi della piega, la forma della piega. Questa ci servirà come base per questo ombretto meraviglioso, questo ombretto giallo della Kiko, che andremo a stendere appunto su tutta la palpebra mobile con un pennello piatto, asciutto ovviamente, ma se volete potete utilizzarlo anche bagnato, dipende appunto dalla scrivenza del vostro ombretto. Cerchiamo anche qui di essere più precisi possibile senza andare ad intaccare appunto il colore blu della piega. Successivamente, per arricchire l'ombretto giallo, vado ad utilizzare questo ombretto in crema dorato e lo vado a stendere al centro della palpebra. Diciamo che questo passaggio potete anche non farlo volendo, perché va bene anche così l'ombretto giallo com'è, insomma. Ma se volete potete anche aggiungerlo, fate un po' come piace a voi. Poi vado a prendere questo ombretto argento della Sephora e vado diciamo a creare dei punti luce, quindi vado a stenderlo vicino al contatto lacrimale, quindi nella parte interna dell'occhio, per appunto illuminare il make-up. E poi vado a sistemare la piega dell'occhio perché è andata un pochettino a perdersi quando ho utilizzato il giallo e il dorato. E quindi vado a scurirla di nuovo con l'ombretto in polvere blu che abbiamo steso precedentemente, questo qui. E vado anche a stenderlo un pochettino al di sopra, quindi per creare questa sfumatura verso l'arcata sopraccigliare. Poi vado a riprendere la palette della Makeup Revolution, l'Iconic 3, e vado ad utilizzare il panna, il colore più chiaro, e vado ad illuminare il tutto, quindi vado a stenderlo con un pennello morbido da sfumatura sotto l'arcata sopraccigliare. Perché appunto voglio creare un punto luce perché questo trucco è molto colorato e diciamo importante. Successivamente vado ad utilizzare questo ombretto stick della Kiko, il numero 28, che è un beige, e vado ulteriormente ad illuminare sotto l'arcata sopraccigliare. Devo dire che questo ombretto è fantastico per illuminare e lo vado appunto a sfumare con le dita, con i polpastrelli. E poi ci vado a sfumare
stratificare sopra l'ombretto panna che abbiamo utilizzato precedentemente. Poi vado a prendere questa matita dell'Avon e vado ad utilizzare la punta Amazone, quindi la parte Amazone, e vado a stenderla nella parte inferiore dell'occhio, diciamo nella parte esterna della rima inferiore. E poi vado a sfumare questa riga con un pennello rigido. Poi da questa palettina vado a prendere un mazzone opaco e vado a stenderlo sulla matita. Sfumo il tutto con un pennello da sfumatura in modo da non avere una riga molto molto forte, e poi andiamo a prendere questa penna eyeliner della Kiko e vado a stendere il mio eyeliner. Questo è un passaggio critico per me perché non ci so molto fare con l'eyeliner. Infatti con questa penna vado a crearmi una linea guida. Vado a fare una riga sottilissima di eyeliner che parte, diciamo, da metà occhio. E poi vado ad intensificarla con questo ombretto in crema nero. Devo dire che l'eyeliner non è uscito proprio un granché. Meno male che poi vado a camuffare il tutto con un pennello a penna e un ombretto nero e vado appunto a stendere l'ombretto nella parte esterna dell'occhio, facendo una sorta di curva, e vado quindi a portarlo anche nella piega dell'occhio. Poi vado a stendere la matita nera nella rima interna inferiore dell'occhio. E poi abbondiamo di mascara. Se volete potete anche optare per delle ciglia finte. Passiamo al viso e vado ad utilizzare questo primer dell'Avon, quindi lo vado a stendere sul mio viso in modo tale da far durare molto di più la mia base, il mio fondotinta. E poi vado a utilizzare come fondotinta questo dell'Avon che diciamo sto finendo, è proprio quasi agli sgoccioli. Lo stendo con i polpastrelli sul viso, intanto me la canticchio, vabbè, e poi vado a sfumare il prodotto con la mia favolosa spugnetto Ovetto. Andiamo ad abbondare di correttore a go-go, perché ho delle occhiaie allucinanti, intanto me la canticchio come una pazza, anche perché diciamo il make-up va a sottolineare ancora di più le nostre le occhiaie. Quindi abbondiamo, abbondiamo. Stendiamo quindi il correttore, poi lo andiamo a stendere sempre a sfumare con la nostra spugnetta. E vado anche a sistemare la linea del make-up nell'angolo esterno.
per essere appunto più precisa. E poi vado a diciamo a bloccare il tutto, intanto non mi escono le parole precise, va bene, con la cipria opaca, questa è una cipria trasparente opaca che oggi si è zotta. E il make-up è finito. Spero che il make-up vi sia piaciuto, che i colori vi siano piaciuti, che sia stato un video tutorial molto simpatico e divertente e bello. E vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video e vi raccomando, seguitemi sui vari social e spolliciate. Ciao!